Ciao a tutti, bentrovati, nuovo appuntamento con 20 anni insieme, nuovo format per celebrare i 20 anni di Alice, un buon compleanno che festeggiamo così, facendo incontrare i big, i volti storici del programma con voi telespettatori. Volete venire qui, cimentarvi in una ricetta che magari avete imparato guardando proprio uno di loro. L'ospite di oggi è lei, vediamo. Barbara viene da Roma, l'età ormai ci siamo abituati con questo quanto basta, è sposata con Fabio, in cucina anche lei fin da bambina, la ricetta preferita su cui è più forte è parmigiana di melanzane e il programma preferito di Alice, Casa Alice. Lei l'abbiamo presentata, adesso sigla e poi partiamo. Ben trovati, nuovo appuntamento con 20 anni insieme. Io sono felicissimo di festeggiare il compleanno di Alice insieme a voi. Oh, 2000 programmi in televisione su Alice, più di 200 volti tra conduttori, chef, e noi ce l'avremo qua, piano piano, tutte le puntate, ne conosceremo sempre qualcuno insieme a voi. Caliamo subito il poker di Big, oggi tocca a... una marchigiana, la signora Buonasera della televisione italiana, primo volto della famiglia di Casa Alice. Per lei la vita è un gioco senza frontiere. Rosanna Baudetti. Genovese, allievo di Marchesi, debutta in TV a 19 anni, il bello della cucina che alterna i fornelli alla conduzione. Obiettivo, prendere tutti per la gola. Mattia Poggi. Livornese, sa coniugare cultura e vernacoliere, socia fondatrice del club delle cuoche più amato d'Italia, per lei la parola d'ordine è comunicare. Francesca Capanna. Emiliano, re della cucina televisiva, il suo motto è a me non la si fa, sprizza simpatia e accende il gusto con una cucina popolare, da tempo ha superato quota 1000. Daniele Persegani. Eccoli! Quota mille ricette, anzi l'abbiamo festeggiato qua in un'occasione, le 1000 ricette. Bravo, non volevi che parlassi di quota 100 perché quella la lasciamo perdere, che viene da piangere. Ovviamente salutiamo Rosanna, che Rosanna non è con la sedia oggi. È vuota perché ci ha dovuto lasciare un po' prima per impegni lavorativi. Ci siamo divertiti. Gennaro. Francesca, dimmi. Posso dire una bellissima frase poetica di Attilio Bertolucci, padre di Bernardo e Giuseppe Bertolucci, che è assenza più acuta presenza. Assolutamente. La dirò. È un spettacolo. È un po' come quando l'assenza si fa sentire più della presenza. È così. Ho parafrasato. Bene, bene. E quindi Rosanna è con noi. Dobbiamo accontentarci di due maschietti qui. Questo passa al convento. Di Daniele e Mattia. Daniele, oggi tocca a te. Porca miseria. Tocca a te vergognarti. Ti vergognerai, non sai di quante cose, di quello che ti abbiamo preparato. È possibile, sai. Pensa che questi occhi azzurri, così celesti, così belli, erano neri. E anche i capelli. Tu zitto, Mattia, che ti abbiamo risparmiato nel tuo video. Ne ho timore io di oggi, molto timore. Ma ci divertiremo sicuramente un noi po' di sicuramente. Timore. Noi sicuramente. Voi? Beh, sì. Secondo me un po' di emozione e un po' di preoccupazione ce l'ha la nostra ospite, perché a 20 anni insieme, ovviamente per festeggiare il compleanno di Alice, noi invitiamo anche un telespettatore, una telespettatrice che si cimenta proprio a cucinare qualcosa davanti a voi. E così, nel mezzo di una bella chiacchierata. Lei viene da Roma, l'abbiamo vista nella scheda. Barbara, buonasera. Prego. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Barbara. Ciao. Eccoti. Ciao Barbara. Ciorba. Ciorba. Tu sai che in calabrese ciorba non si dice, si dice sciorba, però sciorba è chi non ci vede. Verbo sciorbare. Invece ciorba quindi sarebbe
essendoci la S, cioè non essendoci la S privativa, è una che ci vede bene. Tu in cucina ci vede bene? Ci vedi bene? Sì, oh. Sì. Che guardi di bello ad Alice? Cos'è che ti ha... Mattia, a parte per fuori che tutti... Mattia... No, no, vabbè, io sono cresciuta con Daniele, quindi... Grazie, grazie. Come possono... Questo? Che mi è costato un mucchio di caffè. Caro signore... Bene, quindi Barbara, che cosa ci porti oggi? Una ricetta di Daniele Persegani. Appunto. Dolce o salata? Dolce, dolce. Ah, quindi dal piatto preferito, che è la parmigiana di melanzane. Quello è il mio piatto preferito. Giustamente, che... Bene, e allora... Troppo lunga la parmigiana per fare... Dai, allora cioè, io per fare un dolce che fai tu... No, veramente. Non so quanto ci metterei. No, beh. Chantilly bello. Al croccante con pere. Esatto. Perché il Persegani come la prepara? Con la le pesche. Lui l'aveva fatta con le pesche. Esatto. L'avevamo fatta l'estate con le pesche. Ma non essendo periodo, l'ho provata con le pere. Devo dire che è speciale. Dopo aver assaggiato anche quella con le pesche. Benissimo, chiaro. Grazie dell'omaggio. Vediamo se corrispondono. Buonissimo. Gli ingredienti. Corrispondono perfettamente. Ha già visto, li ha riconosciuti. Testati, gli ha buttato l'occhio. Ce l'ha davanti. Quello lo vedo alle banche in Calabria, c'è l'abitudine quando vengono alla festa patronale. Certo. No, non solo in Calabria. Io devo proprio ancora. Capito, ma in Calabria a vederla, non è che... Vengo da te. Il croccantino alle fiere è uguale Italia. Il profumo proprio del caramello quando sì. Lo fanno nella betoniera di sì. Rame, no? Sì. E poi almeno da me Italia. Ci sono sempre pure i brigidini che tu sì. Conosci. Sì, là. Sì. No, sì. Ma non si dice brigidini, si no. Dice brigidini. Brigidini di Lamporecchio, giusto. Comunque, devo essere sincero, quando ero ragazzino e vedevo questa cosa che girava, poi ho visto in autostrada... Una bitumiera di quelli. Certo. Ma là fanno il caramello più grande. Magari. Vabbè, noi lo facevamo in casa quando eravamo piccolini, mia mamma lo faceva con i pinoli. Io dentro quella grande, no? No, cioè. A casa, nel piano di marmo, faceva il caramello con i pinoli, lo faceva freddare e ci facevamo merenda. Insomma, quella era la nostra merenda. Più dolci, capito, meno c'eravamo la merenda, no, con i pinoli. Mo ci aspetta, sai quanto costa? Ma sai quanto costa questa libertà da genovese che è in me? Dimmi. Io da genovese, sai che da noi i pinoli sono famosi, no? Al ma quanto costa ormai un caramello fatto con i pinoli? Sai che ci pensavo tanto. Anch'io? Vedi. Costa tanto. Io abitando a Ostia avevo i pini, quindi certo. Il divertimento nostro era quello di andare a prendere le pigne, pulirli e tirare fuori i pinoli. Sì, ma il problema con i pinoli non è raccoglierli, il problema è schiacciarli. È quello con grandissimo... i sassetti, noi facciamo con i sassetti. Però quanto erano buoni quei pinoli, quanto sono buoni. Comunque il fatto che nei supermarket adesso li mettono in cassaforte... Proprio per quello che Mattia, prima quando li rubavi tu adesso invece... Poi è passato lui, hanno chiuso quelli e lo zafferano. Beh, ma posso pensare? Vanno i pinoli. Sì. Pensa che iniziamo. Se tu ci pensi, il pesto è una salsa costosissima, nonostante noi genovesi siamo famosi per essere... Pinoli, olio buono, basilico. Parmigiano, pecorino. Parmigiano, è vero. Sale grosso. Allora, la nostra barba è partita e... Daniele... A noi, mamma mia. Cosa vorrei? Un'intervista un po' alla Marzullo? Buonanotte, sì, amici. Sì, delle domande marzulliane mi vuoi fare? Tu dormi la notte? Sì, o anche. O pensi alle pecorelle? Ah. E ti rispondono, conta su di noi. Le pecorelle. Guarda, io non faccio in tempo a toccare il cuscino, che sono già là così, quindi non l'accendo la televisione, gli do il timer di 5 minuti, non l'ho mai vista spegnersi. Sì, addirittura. Quindi, io penso che guardando le repliche, tu è... Dormi, che è un piacere, che spettacolo. scherzo. Ci permettiamo ovviamente di scherzare con tutti perché... Ci mancherebbe, dovete, assolutamente. Temo sono Mattia che deve vendicarsi dell'altro giorno. No. No, ma noi si ride tanto. Io a casa Alice ho riso tantissimo. Ne abbiamo combinate più di Bertoldo in Francia, soprattutto a telecamere spente o negli stacchetti, dal punzecchiare la Rizzi quando leggeva gli ingredienti con lo stuzzicadente. No, ma con lo stuzzicadente sì, dove? Dove secondo te? Dove si sente? Guarda che te lo ricordi, colpo grosso. Dove si sente? Come no? Non è niente in confronto al backstage di casa Alice. Però ci siamo stragran divertiti. Ma povera Franca, ma che diceva poi, scusa? Ma che niente, dava delle sberle, cosa vuoi che dicesse? Franca non vede l'ora.
l'ora, non vede l'ora. Però anche lei, esatto, però anche lei si divertiva parecchio. Poi avrai modo di averla ospite, la Rizzi. Assolutamente, qua, quindi, ce l'avremo. Esatto, e mi sono divertito parecchio. Tra l'altro io, Franca, non l'ho mai fatto forse così pubblicamente, ma la devo anche ringraziare perché è stata la prima in assoluto che mi ha accompagnato in televisione in questo mondo. Io avevo già fatto qualcosa nelle tele piccole, quelle delle città piccole, insomma, quindi non ero proprio così nuovo nuovo. Ma in una televisione dove si fa proprio cucina come Alice, è stata proprio la prima che mi ha spiegato le cosine, come farle, perché io ero una bestia allo stato brado praticamente e dovevo essere una eri da raffinare, eri un diamante grezzo, ecco, una statua ancora da modellare, da modellare. E insomma era un po' la scena di Ghost, dove lei modellava, No, lascia stare quella musica che sono successe di cotte e di crude, che con quella comunque lasciamo con perdere, con quella devono succedere di cotte e di crude, sì, ma non davanti alle telecamere possibilmente, insomma, sì, direi. Vabbè, però ti avrebbe aiutato, che quando la punzecchia dice che è stato il fantasma. Guarda, io non ti dico cosa non abbiamo fatto. Guarda, noi sai che facciamo intanto? Qualcosina la vediamo. Mamma mia. La vediamo. Quando mi guarda con questi due spazzoloni qua, la Rizzi... Ma perché devi pensare che io abbia sempre un secondo fine? Fammi vedere come adesso... Provatela e poi scrivete se vi è piaciuto o no. Sì, non so io nella tua bocca cosa senti. So che è così. Non guardarmi così, che lo sai che io mi emoziono, no? Giovanni, Giova, fammi vedere per Segani. Fammelo vedere da vicino. Va. Ma le lacrime agli occhi, sul serio, stanno venendo anche a me. Ma ci stiamo commuovendo oppure... Io stavo pensando a un piatto che mangia sempre Susi, quindi vabbè. Che le snocciolo, Rizzi, così evitiamo problematiche legate, insomma. Ma tu sai che io non ho mai avuto problemi legato al fatto. Ascolta, comincia a dargli gli ingredienti, va che è meglio. No, lo faccio io. Allora, praticamente una volta si prendeva il canovaccio e si faceva questo verso qua. Rizzi, dove sei? Vieni, Rizzi! Ha detto lui, eh? Mica ha detto io, scusate. Spegnete le televisioni che arriva un fulmine dentro l'antenna! Oh, Rizzi! Sigla! Sigla, no, che andiamo! Troppo sale, vi riduce così! Non mettete il sale! No, guarda! Io e Mattia vorremmo avere il numero del chirurgo per quando ne avremo bisogno. Perché, per cosa? Gennaro, ma tu non hai idea? No, guarda. Ma io ho visto Daniele, una volta eravamo a pranzo a casa sua, mi ricordo, con Franca. È vero, è vero. E lui ha tirato fuori le foto di quando ballava, ok? Se io avevo i capelli lunghi, lui gli arrivavano, a lui li aveva fino al ginocchio. No, la voglio vedere. Aveva i capelli fino a ce qua. Ce l'abbiamo, chissà. Lunghi quelle sono sotto chiave come i pinoli. Bravo. Come le tue. Sono sotto chiave come non le tue. Non posso vivere più io l'ho senza visto. Vederla, sta foto. Possiamo parlare di due velleità artistiche, allora, tua. Una, il ballo. Ma sì, ma quello è un passatempo, nel senso che io sono nato in una casa dove, allora, in Emilia, le feste, se non c'è l'orchestra, non si fanno. Quindi non si... Allora, orchestra e roba da mangiare, quello era il divertimento. E non si aspettava altro. Che bella terra. Non si aspettava altro, ma tutte le occasioni erano buone per far... Ma anche in casa, se c'era la televisione, qualche volta davano magari il liscio, anche sulla Rai, perché casa dei, certo, tante volte sulla Rai, in bianco e nero, ci fosse Rosanna, me lo confermerebbe. Brum! Il tavolo si spostava e lei... si ballava. Sì, è vero. Vabbè, così. Confermo. Quindi mia mamma e mio papà erano dei bravissimi ballerini, hanno trasmesso a me e a mia sorella questa... passione, insomma, insieme a quella della cucina. Comunque confermo, perché quando mi capita, Francesca, andare a fare qualche serata in giro in Emilia, in Romagna soprattutto, esatto, dice sì, però qui il cabaret quant'è che duro, perché sì, poi qui ci deve ballare, certo. Allora vedevi le sedie messe praticamente a 50 metri 100 metri dal palco, che dice qui bisogna essere lì perché ci si deve ballare, sono dei festaioli, su questo non ci può. Mentre Barbara mi sa che procede, sì, mi faccio la mia crema con molta calma. Come si dice in Francia? Mentre la seconda passione artistica, Francesca, tu te lo vedi a lui imitatore.
No, vabbè, sì, ma io gioco. Mo te lo, no, chiedo, io il mo te lo no. chiedo io il personaggio. No, vedere, si gioca. Vedere. Non bisogna evidentemente tostare bene le mandorle per tirare fuori tutto l'olio essenziale. Senta, scusa, scusi Massari. Grande maestro Isigno Massari. Grande. Maestro Massari, ma vogliamo dare un giudizio su... L'hai bilanciata bene quella crema? Ma è umanissimo! È vero, attenzione a non fare brutto che poi devo andare all'ospedale io. No modo. Quello esatto, quello era. Gio Bastiani. Cioè. Però, ripeto, Casalice, insomma, sì. Abbiamo fatto 6 stagioni con Franca facendo di tutto e di più. Avremmo anche proposto una Casalice itinerante, un po' come i baracconi delle giostre che si spostano da paese a paese. Carina. Ci sarebbe piaciuto molto, ma insomma. Però c'è Mattia Poggi che già faceva Mattia Oturo. Esatto, c'era già lui in giro, basta e avanza, no? Se no erano tutti in giro, qua si svuotava. Anche allora, Franca è andata in giro. Franca anche lei è andata passo in giro. Passo da qui, guarda, vado sotto. Vicino a Daniele, adesso con una voce guardiamo lì e lanciamo là. C'è la reclame come una volta. Ci vediamo tra poco. Algasiv cuscinetti per dentiera e mangi di gusto. Algasiv blocca la dentiera tutto il giorno, proteggendo le gengive da irritazioni. E così mangi di gusto. Cuscinetti per dentiera Algasiv. Casalice non smette mai di stupirvi, vero Marco? Certo, con nuove ricette, nuovi suggerimenti gastronomici, nuovi spunti. Tutto per fare bella figura in ogni occasione. Con un occhio alla stagionalità e alla cura degli ingredienti. La scuola Valletta è aperta a tutti, perché con Casalice la vita è... meravigliosa! Con Franca Rizzi e Marco Valletta, Casa Alice, tutti i giorni alle 18.35, su Alice! A Capitan Findus piacciono le cose semplici. Un tuffo in mare aperto e i suoi inimitabili bastoncini. 100% filetti di merluzzo in croccante pangrattato. Buoni e semplici. Bastoncini di Capitan Findus. Solo il meglio per i capitani di domani. Capitan Findus ti sta cercando. Vinci il nuovo kit avventura e 2 giorni insieme a lui. Vai su maredeavventure.it. La tua ricetta per lasagne perfette? Sfoglia sottile e tanto ragù. Un po' di burro nel soffritto. Aspetto la crosticina. E per sgrassare? Finish limone sgrassante. Io uso PowerGel col ciclo breve. Io Quantum. Diretto, senza prelavare. E guarda che pulito. Brilla! Finish limone sgrassante, raccomandato da 9 consumatori su 10. E con Finish Club vinci sempre! Acquista 2 prodotti, ricevi un buono sconto e in palio ogni giorno uno splendido robot KitchenAid. Info su finishclub.it. Sai cosa? C'è sempre il sole con lei. Sempre. Basta un sorriso, uno sguardo. Una dolcezza unica, naturale. Ogni momento insieme ha un sapore speciale. Mi fa stare bene. Innamorato, eh? Brugni e Sunsweet. Tutto il buono del sole. Una forma perfetta. Ricche di gusto e preziosi nutrienti a portata di mano ogni giorno. Brugni e Sunsweet. Innamorate del sole. Glovo è l'app che ti consegna ciò che vuoi. Un hamburger, qualcosa dal supermercato o per fare colpo a colazione. Scarica l'app, ordina un Glovo e ci andiamo noi. Ma lo hacker li fanno in montagna? Sì, sulle Dolomiti, dove vivono gli gnometti. E come li fanno? Noi quassù scegliamo solo ingredienti genuini per un sapore inconfondibile, senza aromi aggiunti. I Loacker, buoni per natura. Prova il Dado Knorr. Ideale per il risotto. Scopri il ricco sapore di Knorr. Ultima Gatti Sterilizzati gli aiuta a tenere sotto controllo il loro peso con una formula specifica. Sempre agili, sempre in peso forma, sempre gatti. Ultima si prende cura di chi ami di più con alimenti di qualità per ogni esigenza nutrizionale. Questo mese in edicola la nuova guida Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, il meglio delle città d'arte emiliane. Dal Museo Ducati alla Food Valley, lo shopping e gli eventi, con oltre 500 indirizzi selezionati. I quaderni Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia. Questo mese in edicola. Oh, mi
Michele! E a carnevale ogni scherzo vale, eh? Ma quale scherzo? Guarda che dolci che facciamo qui, sono tutti veri e sono buoni, golosi e anche molto goduriosi. Va bene, allora io mi faccio tentare, diciamo che a carnevale ogni assaggio vale. Intanto hai sempre ragione tu. Ma sì, dai, facciamo le cose molto sul serio qua. Qua si impara, ah, se si impara. Ciao! Dolci tentazioni, su Alice. Siamo tornati in compagnia di Barbara, la nostra telespettatrice che si cimenta nello chantilly con il croccante le pere. E le pere, per chi si fosse messo ora all'ascolto, come dicevano quelli bravi, 20 anni insieme, questo programma celebrativo dei 20 anni di Alice, insieme a tanti ospiti, anzi a tutti gli ospiti, che man mano vedremo nelle diverse puntate. Oggi è toccato a Rosanna Vaudetti, che ci ha lasciato un po' prima per impegni lavorativi, Mattia Poggi, Francesca Capanna e il nostro Daniele, grandioso, straordinario, con il quale ci stiamo facendo una bella chiacchierata. Però una cosa mi manca, che se io ti dico Cocken, abbiamo fatto anche caro questa parentesi. Caro mio Persegani, se io ti dico Cocken, aspetta che t'ho premuto qua, forse ho messo la testa a 45. Si stava colando la padella. Col dito, capito? La colpa è sua, Daniel. Pum, l'ho messa a 35, era a 3. Quello è l'altro, quello lì, quello quella giusto. Quella piastra è un... No, il più è dall'altra parte. Questa, questa. Sì, tu vuoi questa? Che devo fare? Non farmi arrabbiare Persegani con l'istruzione. Chiedo scusi, signore, chiedo scusa. Allora, dicevamo Cocken. Che cos'è? Perché tra le tante cose che abbiamo fatto qua dentro, abbiamo anche per un periodo fatto una trasmissione in Deutsch, quindi in tedesco. Dove c'era anche Mattia, Mattia era affiancato dalla Sellerona. Dalla Sellerona. Dalla Merkel. No, no dalla Merkel. Ma là, anzi, no, da Ela Weber. Da Ela Weber. Certo. Invece io avevo un'altra ragazza, insomma. La Merkel. No, no. Molto meglio. Sì, comunque non sottovalutare la Merkel. La ragazza di Daniele era una... Che traduceva, anche perché io il tedesco lo so, so quello dei romagnoli che chiama la gente sui barconi, cioè non è che lo sappia parlare bene, se non delle cose per sopravvivenza. Quindi, guarda che non è che sei una cosa assurda non conoscere il tedesco. Sì. No, perché no? Perché stai dicendo scusate se non parlo il tedesco, no, lo parlo poco. Mi piace molto parlare le lingue, quindi mi piace saperla bene una lingua. Quando dici c'ho una lingua la sai veramente, sai articolare un discorso. In quel caso no, sai la sopravvivenza, insomma. Però gli ingredienti mi piaceva leggere, quindi li leggevo tutti io in tedesco, così li ho anche un po' imparati. Li abbiamo imparati. Esatto. Eine Knoblauche. Che cos'è? Eine Löffel Olivenöl. È il... L'aglio. Der Wein muss in den Koch hinein. Così lunga la parola aglio. Sì, erano delle parole fratelli lunghe. Fratelli e sorelle, in ecclesi sant'orme ne celsi steo. Un po' così. Esatto. E quindi abbiamo Bello, fatto queste, questa versione in tedesco. Versione tedesca per tutta l'Austria, la Germania e anche parte della Svizzera tedesca. Beh, non si saranno sforzati di cucinare chissà che. Würstel, Kraut. No, però mi è capitata una cosa strana, perché ero a fare vacanze su una nave da crociera italiana e vedevo queste persone che mi guardavano tedesche, ho detto beh, mi hanno seguito al buffet. Du bist Persegani! Mamma mia, anche qua, quindi ci seguivano. Ma facevi cucina italiana? Ovviamente. Italianissima, assolutamente. Pure io, pasta, sì. Pasta und pasta. Esatto. Pasta, und pasta. Pasta in kartoffeln, jawohl. Pasta. Abbiamo fatto pure questo. Abbiamo fatto anche quello. Rimarrà negli annali anche quella. Barbara, tu non ci giudichi male in tutto questo, no? Perché? Stai procedendo bene. Tra l'altro, ciao mangiare. Non come Mattia che è venuto a mani vuote, genovese. Io le mani le ho sempre attaccate al corpo. Dai, la prossima volta io porto 2 fette di culatello, te porti la fugassa, che così almeno mangiamo focaccia e culatello. Barbara, senti, da 1 a 10 Alice quanto ti ha migliorato la tua esperienza in cucina? Parecchio, tanto. 11, sì. Casa Alice, chef... Persegani, sempre. Oltre a questa ricetta? Ma ne ho rifatte parecchie. Ispirata a lui? Sì, sì.
tante. Anche grazie, perché era il mio maestro, tra virgolette, no? Lei tra l'altro non seguiva la versione italiana, seguiva quella tedesca. Certo. Ha imparato anche a ballare, tra l'altro. No, sono lusingato di questa cosa, anche perché effettivamente noi, a parte le ricette, credo che le persone si siano affezionate a Franca e a me, perché poi, insomma, io ero e sono tuttora molto irriverente nei suoi confronti, no? Quindi la punzecchio sempre, le do le battutine, ma anche lei nei miei, quindi, ma questa cosa poi andava sempre a finire a tarallucci e vino, come deve essere. Alla fine della fiera andavamo tutti a ridere, a mangiare, a bere, come giusto che sia. E credo che queste cose... è un po' lo spirito di Alice Robot, dai. Sì, sì, assolutamente, vero, assolutamente. Vero. Tanto io, a proposito di vino, comincio a versare. Guarda, già. È ora? È ora? Senti, da me non hai imparato molte ricette, Temo. Ma da Luisa Anna qualche cosa sì. Ah, beh, certo, non lo metto assolutamente. Da Francesca qualcosa? No. Sì, come no? Da me? Ma se sono una pasticciona terribile. Ma non è vero, non è vero. Vabbè, però comunque il fatto di non usare la bilancia per me fondamentale. È la cosa più bella. Cioè. Pure io, guarda, io la bilancia proprio evito di usarla. Quando tagliava il burro e lo divideva in quattro, questi sono 120. 25, no, è bellissimo. Che poi è vero, i metodi di una volta sono quelli. Sì, come no. Beh, effettivamente se leggi l'Artusi, che poi era il filo conduttore del loro programma, in realtà le dosi sono date veramente molto alla Carlone. Empiriche. Un cucchiaio di, un bicchiere di... Una manciata, sì. Un pugno. Pizzico, sì. Comunque, seguite anche Barbara, mentre sta ultimando, che siamo quasi in chiusura. Che cosa hai messo dentro? Cannella? La cannella. Wow, buonissimo. Sì, infatti mi è arrivata proprio... Una cannellata nella una trambata proprio. Sì, io poi non mi regolo con la cannella, quindi vado. Perché ti piace? Da morire. Tantissimo. Deliziosa. Sì. Ma gli amaretti li sbricioli poi? Sì. Vero, Daniele, li sbricioliamo proprio, certo. Vediamo adesso. Che bello, l'allieva che chiede al maestro. La conferma al maestro. No, ma loro sono bravissime, farebbero a meno di chiedere. Badalù. Le Badalù. Seguitele su internet, hanno il sito. Barbara, Daniela e Lucia. Quindi Campania, Puglia e Lazio. E Lazio. Giusto? Tu rappresenti il Lazio, guarda, Roma. Lei ci ha detto. Adesso faranno anche delle canzoni in giro per le piazze, come le ketchup che facevano a Sereie. Le Badalù. Chi abbiamo oggi al Festival Bar? Le Badalù. Sereie. Bene, a che punto siamo? Siamo quasi. Ci siamo quasi? Sì. Senti, ma Daniele, è vero che sei anche docente? Sì, è vero che sono anche docente, da 21 anni sono docente. E ho fatto 10 anni il docente per i bambini grandi, per gli adulti, al corso serale. E poi la preside di allora mi ha detto, no, devi venire al diurno, perché io il serale stavo molto bene, quindi sono passato al diurno. E da lì, insomma, ho anche qualche anno di collaborazione di presidenza, quindi insomma, un pochino... Però mi piace insegnare i ragazzi, mi piace farlo, perché comunque i ragazzi bravi ci sono ancora. Sì. E ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di fare, voglia di lavorare. Tutti contestano, che non abbiano voglia invece. Questi ragazzi no, i ragazzi intanto hanno bisogno di qualche punto fermo in più, forse, che a volte le famiglie purtroppo fanno fatica a dare. Quello che è mancato magari a noi della nostra generazione, che era la famiglia solida, il porto sicuro, dove ti dovevi aggrappare. Ecco, purtroppo questa cosa viene un pochino a mancare adesso nei ragazzi, e allora a volte li vedi che tendono a, è brutto da dire, navigare a vista, tanto per usare l'eufemismo del porto sicuro. C'è un po' sicuro. Di confusione proprio nell'aria, anche i genitori sono un po' confusi, è un'epoca confusa. Una volta la lavatrice la aggiustavi. Oggi la butti. Esatto. E lo stesso vale per il telefono. Esatto. E purtroppo questa è un po' la base della nostra mentalità. Mi ci metto questo, io in primis, perché sono proprio di questa generazione. Questo dobbiamo cambiarlo, perché stiamo veramente Però è vero che ci sono stati anche dei miglioramenti. Cioè oggi l'uomo aiuta molto di più. Certo. Senza dubbio. Sì, ma io non volevo fare una polemica su quello, ci mancherebbe anche altro. È che giustificavo a volte alcuni comportamenti dei ragazzi che, essendo lasciati allo sbando, si comportano come dei ragazzi. Certo. Bisogna che qualcuno gli dia qualche guida. Io qualche guida cerco nel mio piccolo di dargliela, e ho delle soddisfazioni immense da loro. Immense. Che dicono della tua carriera televisiva? Ma a volte sono
fin timorosi di chiederti, no? Perché vedo che sono più magari quando vengono le udienze generali, le mamme e le nonne che vengono col selfie. Io avevo la fila fuori di persone che non erano genitori dei miei alunni solo per stringere la mano. Mi fa piacere questo, no? Mi fa piacere. Loro vorrebbero. E mi dicono tante volte, ma è vero che conosce questo, ma è vero che conosce quello, sì, ma com'è, ci sa, ti fanno le solite domande che ti fanno i ragazzi curiosi. Certo. Guarda che bella sgravatura davvero. Sì. Comunque danno tanta soddisfazione ai ragazzi, anch'io ho tutta un'altra tantissima storia. Tantissima. Perché appunto eccolo il qui, mio mestiere è diverso, ma... Wow. Barbara. Chantilly. E come diciamo sempre, esatto, bravissima. Brava Barbara. Come diciamo sempre noi, il grasso veicola gli aromi, quindi bisogna che ci sia un po' di panna montata dentro. Grazie. Brava Barbara. Grazie mille. Brava. Grazie Daniele Bersagani. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Giovanna, grazie Matteo. Grazie a voi. Grazie anche a Rosanna Vaudetti. Cin, tanti auguri Alice, 20 anni insieme. Auguri.